Carabinieri di Cuneo hanno arrestato una banda di nomadi specializzata in furti di appartamenti. Quattro avrebbero compiuto rapine anche a Borgo Valditaro, ritrovata refurtiva per il valore di 150.000 euro. I componenti del comitato non nascondono la propria soddisfazione per il parere negativo espresso dalla provincia in merito alla costruzione del parco eolico sul passo Santa Donna. Grande soddisfazione per gli alunni della Music School di Paolo Bertoli che hanno vinto uno stage di 3 giorni al CET del maestro Mogol, apprendendo l'utilizzo e la presentazione della voce. Sono stati circa 70 gli alunni della terza media di Borgotaro che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione Puliamo il Mondo, promossa da Lega Ambiente e dall'amministrazione comunale. Volete trascorrere una giornata da Ghost Hunter alla scoperta del castello di Bardi? L'appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle ore 15 con 2 gruppi di Ghost Hunting attivi in Italia. In attesa dell'inizio del campionato di basket femminile in Serie B, domani e domenica Borgotaro ospita il torneo Baduini Giraud. Per la Valtarese sarà l'occasione per presentare i nuovi arrivi. Buonasera, è venerdì, ben ritrovati telespettatori di RTL, consueto appuntamento con il telegiornale. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Cuneo hanno sgominato una banda di nomadi. 3 sono stati arrestati, il quarto componente è ricercato. Erano specializzati in colpi in appartamenti. Hanno operato anche a Borgotaro svaligiando diverse case. Il servizio. Una vera e propria banda specializzata in furti in appartamento è stata scoperta ieri dai carabinieri di Cuneo in Piemonte. I militari hanno consegnato alla giustizia 3 uomini di 45, 40 e 29 anni e sono alla ricerca di un quarto che avrebbe 24 anni. I malviventi operavano nel Basso Piemonte, in Liguria, in Emilia e Toscana. Sarebbero loro gli artefici, secondo una ricostruzione dei carabinieri, di diverse rapine compiute a Borgo Valditaro. I nomadi, in almeno 20 colpi messi a segno e sino ad oggi ricostruiti dai militari, avrebbero messo da parte una refurtiva per un valore totale di 150.000 euro, che comprenderebbe orologi, monili in oro, posaterie in argento, personal computer e macchine fotografiche. Nelle loro abitazioni, oltre agli oggetti rubati, sono stati rinvenuti arnesi per lo scasso, strumenti per rilevare le frequenze radio, passamontagna e guanti. La banda agiva all'alba e con diverse vetture raggiungeva la zona dove effettuare i colpi. Una volta giunti sul posto, i 4 si dividevano muovendosi celermente secondo i compiti a loro assegnati. Non è escluso che diversi oggetti rubati anche in qualche abitazione del capoluogo valtarese possano ora presto essere restituiti ai legittimi proprietari. Non nascondono la loro soddisfazione i componenti del comitato Santa Donna dopo che circa una settimana fa è giunto il parere negativo da parte della provincia in merito alla costruzione del parco eolico. Li abbiamo sentiti, abbiamo ascoltato il portavoce. I componenti del Comitato Santa Donna non nascondono la propria soddisfazione per il parere negativo espresso dalla provincia in merito alla costruzione di un parco eolico di crinale nel territorio comunale di Borgotaro lungo lo spartiacque tra la Valtaro e la Valceno. Un parere negativo motivato dal fatto che in quel luogo non ci sarebbe abbastanza vento per far funzionare gli aerogeneratori oltre il limite minimo fissato dalla vigente legge regionale in materia, ovvero almeno 1800 ore annue alla massima potenza. Noi era mesi che dicevamo che inquellare un progetto del genere era altamente impattante e non era giustificato per la poca produttività, ed è stata confermata la nostra tesi per cui il metodo di calcolo corretto individuato dalla legge regionale, dalla normativa regionale, era quello delle 1800 ore alla piena potenza nominale. Quindi la provincia di Parma non ha potuto fare altro che condividere la nostra tesi e bocciare definitivamente il progetto. Quindi è stata scritta la parola fine a questo impianto che inizialmente prevedeva 3 pale da 150 metri e poi dopo è stato cambiato con ben 9 pale da 150 metri su un crinale al confine fra 3 comuni, Borgo Valditaro, Bardi e Compiano, e fra 3 valli che erano la Val Varacola, la Valvona e la Val Noveglia e anche in parte la Valle dell'Ingegna. Quindi per noi oggi è una grandissima soddisfazione.
A questo punto quindi, secondo il Comitato Santa Donna, anche l'eventuale ricorso al TAR paventato dalla ditta che ha progettato l'impianto per far riconoscere la validità di un parere legale già presentato in provincia che sostiene l'illegittimità della legge regionale, non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto. Intanto l'ordinamento costituzionale italiano prevede che sia la regione, che siano le regioni a decidere in materia di energia, quindi non vediamo come possa essere impugnata al TAR una legge decisa autonomamente da una regione sovrana. Dopodiché il problema della produttività era una delle osservazioni che avevamo fatto, perché ricordiamo che sono state ben 175 complessivamente le osservazioni presentate contro questo progetto, 175 osservazioni, che vuol dire più osservazioni che quelle che erano state presentate contro l'inceneritore di Parma, e sono state presentate da tantissime associazioni, come ad esempio il CAI, il WWF, la LIPU, Legambiente, e non soltanto da delle associazioni ambientaliste, ma ad esempio anche dalla TC. Anche l'associazione dei cacciatori ha presentato osservazioni contro questo progetto, che sarebbe stato molto impattante per tutto il nostro territorio. Un progetto che sarebbe stato, ad esempio, collocato sull'importante via degli Abati e a poca distanza da due castelli meravigliosi come quello di Bardi e quello di Compiano. Il Comitato Santa Donna è talmente sicuro che nulla potrà ormai stravolgere il risultato acquisito che sta già organizzando una grande festa popolare per celebrare l'avvenimento. Diciamo che dopo mesi di preoccupazione e di ansia da parte di tante persone che avevano investito su quel territorio, e questo movimento popolare aveva portato anche due consigli comunali, tra l'altro come quello di Bardi e quello di Compiano, a votare contro questo progetto, questo movimento popolare adesso troverà espressione anche nella festa che organizzeremo entro fine ottobre, e sarà una festa che prevediamo itinerante, quindi partiremo dalle frazioni del comune di Compiano per poi spostarci a quelle di Borgotaro e per concludere sino a quelle di Bardi, quindi una festa di valle in valle per festeggiare questo ottimo risultato ottenuto grazie a un grande sforzo della popolazione e una grande sensibilità di tutta la popolazione di queste vallate. Martedì prossimo 8 ottobre presso la Casa del Volontariato di Bedogna alle ore 18 è previsto un incontro pubblico sul tema l'organizzazione delle attività sanitarie ospedaliere territoriali del distretto Valli Taro e Ceno. Saranno presenti in qualità di relatori il direttore generale dell'azienda Massimo Fabi, il direttore sanitario dell'azienda USL Ettore Brianti, il direttore del distretto Valli Taro e Ceno Giuseppina Frattini. Parteciperanno ai lavori i consigli comunali di Albareto, Berceto, Borgotaro, Compiano, Tornolo e Valmozzola. E adesso una bella notizia, una bella esperienza sicuramente vissuta dagli alunni della Music School di Paolo Bertoli. Pensate che hanno vinto niente meno che uno stage di 3 giorni da trascorrere nelle chat del grande maestro Mogol, uno dei parolieri più famosi, conosciuti e apprezzati in Italia, apprendendo da lui e dai suoi maestri l'utilizzo e la presentazione della voce. La Valtaro e la Valceno, si sa, sono ricche di persone particolarmente portate all'arte della musica. Non è raro infatti che cori, gruppi musicali, corpi bandistici, band o singole persone ottengano riconoscimenti anche importanti per le loro capacità. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, è accaduto agli allievi della Music School di canto creata da Paolo Bertoli, che hanno vinto uno stage di 3 giorni da trascorrere a Savignano Umbro, al Toscolano, nel CET del maestro Mogol, uno dei più grandi parolieri italiani, che ha fatto la storia della musica italiana del Novecento firmando con Lucio Battisti successi senza tempo e senza età, veri capolavori della musica leggera. I ragazzi della scuola, come detto, hanno partecipato per 3 giorni a questo corso di canto, seguiti da alcuni insegnanti dai quali hanno appreso come utilizzare, comporre e presentare la voce. Per tutti, accompagnatori compresi, un'esperienza ed un'emozione incredibili, a contatto con un mondo, quello della musica, sicuramente difficile ma anche estremamente affascinante. Fascinante.